Il sogno di Francesco Cirio. Buon Francesco Cirio è stato uno dei grandi innovatori della cucina italiana. Si può definire tranquillamente come il grande nemico del territorio, perché prima di lui, in mancanza di ferrovie e in mancanza di vagoni frigoriferi, tutti i cuochi di dovunque dovevano usare i prodotti disponibili quel giorno, che arrivavano da 10-15 km al massimo, ma a volte anche di meno, perché il costo di trasporto era punitivo e quindi erano schiavi delle stagioni. Quando c'erano le fave, usavano le fave. Quando finivano le fave, aspettavano l'anno dopo. Cirio è stato il primo e il più fortunato, ha imparato a mettere i pomodori dentro un barattolo, sia nella versione concentrata, sia nella versione salsa, anche se in questo momento non mi ricordo i tempi esatti, con successo. Tutte queste massaie e cuochi schiavi della stagione scoprono un prodotto che è il più destagionalizzato di tutti, costa poco, è flessibile, fa anche bene, questo magari se ne fregano, ma comunque è ricco di buoni nutraceutici e si buttano a pesce. Cosa succede a livello generale? Dato che la cultura viene dopo l'economia, come sanno tutti, succede che tutti quelli che scrivono di cucina, cuochi, giornalisti, eccetera, incominciano a parlare di pomodoro perché lo vedono usare, perché si usa tanto, perché è intelligente e comodo da usare. C'è un lavoro di rifacimento, si potrebbe quasi chiamare, di tutta la tradizione gastronomica italiana, arricchendola di pomodoro alla disperata, finché alla fine è diventato il nostro simbolo culinario vero. Essendo di base un economista classico, chiamo il mercato in senso lato, che sono contento che trovo le ciliegie della Tasmania a febbraio, che sono buonissime, sia chiaro, non sono un prodotto di serra, che non mi piacciono molto, quindi è un prodotto in piena maturazione, messo in aereo e portato. Mi piace poterlo comprare questo, mi dispiace che il mercato è piccolo, quindi direi che lancerei un pomodoro un po' più marcio, perché così fa meno male, però insomma fa più effetto, con chi mi vuole togliere le ciliegie a febbraio. È un mio diritto costituzionale mangiare le ciliegie a febbraio. Chi mi dice in nome di qualunque principio, che però non è economico, è solo morale, 99 volte su 100, che non devo mangiare le ciliegie a febbraio, che non devo mangiare gli agnelli neozelandesi, che se uno mi dice non devi più mangiare pasta buona perché viene il grano duro, viene da lontano, beh, gli tiro volentieri un pomodoro marcio. Io faccio con il pomodoro non fresco, che deve essere ricetta in onore di Cirio, non si può parlare di pomodoro fresco, una ricetta che amo moltissimo. È un sugo alla trucida, potrebbe essere, si chiama, oppure cose così, che comunque prendere delle puntine di maiale, metterle in una casseruola, due foglie di basilico, di prezzemolo, ma giusto perché, uno spicchio d'aglio, ma può anche omettere, e poi coprire a filo di polpa pronta o pelati. E poi fai andare fino a quando la costina è nuda, se la tiri su, cioè si è sciolto tutto e tutta la carne e il grasso della carne si è sciolto e ha arricchito questo sugo. Quel sugo di pomodoro e maiale è uno dei sughi più buoni al mondo. Provate, scolate la pasta, saltatela, portate anche gli ossi a tavola perché fanno effetto, però sono belli nudi, uno li succhia al massimo con un dito e poi provatelo. È un sugo veramente perfetto, non serve nient'altro, c'è già il grasso della carne che è un grasso meraviglioso. Cosa fare di questo pomodoro? Gli darei un bel morso, però mi piace cuocerlo, tagliarlo, condirlo e quindi adesso tra i tenditi solo un bacio. Grazie pomodoro.